Ringrazio molto per questo invito. Voi sapete che nella vita il primo amore non si scorda mai, e allora ogni volta che io rientro in una università divento 20 anni più giovane. Quando poi ritrovo un amico degli anni della giovinezza con il professor Don Alberto Strumia, magari anche 40, perché riandiamo a tanti anni fa. Vorrei aggiungere due dettagli sulla mia biografia. Uno è che sono sposato con Maria Pia e ho 4 figlie e 12 nipoti, e l'altro, il nome di uno dei miei maestri, una grande fortuna di avere dei grandi maestri, è un merito, o buona memoria, non so se è un grande merito, e questo è Don Francesco Ricci, che è stato anche un grande amico del professor Strumia. Molte delle cose, tutte le cose che voi sentirete, derivano in un modo o nell'altro da questi grandi maestri, come Don Giuseppe, da questo del Noce che è stato ricordato, Carlo Ventigua, Don Francesco Ricci. L'immagine di Dio, l'uomo immagine di Dio. Nella prima parte di questa relazione vi parlo senza leggere un testo, non perché manchi di serietà scientifica, ma perché ho avuto un'operazione agli occhi qualche giorno fa e non sono in grado di leggere, sono in questo momento funzionante la nostra vita. Nel primo punto andiamo alle origini filosofiche, la storia della religione è un'altra cosa, andiamo alle origini filosofiche di questo tema dell'uomo immagine di Dio. E in realtà ne troviamo in Platone. Cosa ha scoperto Platone? Cosa ha tematizzato Platone? Perché ogni iniziatore ha sempre qualcuno che è stato un precursore, quindi anche Platone è il suo precursore, ma noi partiamo da Platone. Platone ha scoperto l'elemento spirituale che è presente nella persona umana. Anzi, ampliando il discorso, possiamo dire: i greci hanno scoperto l'elemento spirituale che è presente nella persona umana, e credo che lo hanno scoperto perché hanno scoperto contemporaneamente due discipline fondamentali. Una disciplina è la matematica. L'uomo è capace di percepire delle verità le quali non sono semplicemente verità fattuali dipendenti dall'esperienza sensibile. Attraverso l'esperienza sensibile l'uomo diventa capace di intuire degli stati di fatto necessari. Stiamo usando un po' la terminologia di Husserl invece di quella di Platone, ma è lo stesso. Degli stati di fatto necessari che hanno una vigenza ideale e che non si ritrovano mai esattamente all'interno dell'esperienza empirica e tuttavia sono la base per comprendere l'esperienza empirica. Gli agricoltori egiziani sapevano misurare i campi, ma e usavano le figure geometriche per misurare i campi, ma il triangolo che ti dà l'agricoltore non è mai un triangolo perfetto, ha bisogno per andare dal triangolo pezzo di terra che è davanti, hai sempre bisogno di una serie di costruzioni ausiliari, e questo processo è un processo infinito. Ma tu sei in grado di percepire l'idea pura del triangolo e insieme con l'idea pura del triangolo anche una serie di leggi necessarie che sono immanenti all'idea pura del triangolo. Tutta la geometria, almeno quella di Euclide, ma credo anche quella successiva, deriva da queste intuizioni essenziali fondamentali che sono presenti all'interno del mondo. E se tu hai queste intuizioni fondamentali, c'è qualcosa in te che non coincide semplicemente con la tua esistenza materiale. C'è una capacità di leggere dentro le cose, una etimologia che filologicamente discutibile, ma filosoficamente invece è molto appropriata, di
e della realtà e che regola l'esserci della realtà. Ma se la realtà è costruita secondo un modello o dei modelli che sono intellegibili, chi ha messo la realtà dentro questi modelli? Chi ha costruito la realtà secondo quei modelli? Si presenta in certo modo da sé la ipotesi che esista un intelletto originario che ha creato la realtà secondo ordine di misura e che la nostra crocetta della realtà sia un rispecchiamento di quell'intelletto originario. In Platone, chi ha creato la realtà, almeno nella forma mitica del pensiero di Platone, voi sapete che Giovanni Reale ci ha offerto una nuova lettura di Platone, in cui i dialoghi appaiono come una presentazione velata, mitica, del suo pensiero. Non falsa, però mitica, che sia pure una presentazione più scientifica. E nella presentazione mitica è il Demiurgo crea il mondo delle cose sulla base del modello delle idee eterne, anche se la resistenza della materia fa in modo che il mondo delle cose non corrisponda alle idee esattamente alle idee eterne, cioè è uno scarto, perché non dimenticate, per Platone il divino non crea il mondo, la materia è un presupposto che è lì, e per di più il Demiurgo sì è un dio o Zeus, ma il Demiurgo non è il dio più alto, il dio più alto è to Theon, il divino, no? Dio. Il dio di Platone non è una persona e non ha creato il mondo. Perfino l'opera del Demiurgo. Il Demiurgo è un po' come il Logos. Avete presente il Vangelo di San Giovanni? Vediamo molto al logo del Logos. Però ci sono delle differenze, ci sono delle somiglianze. Attraverso di lui sono state create tutte le cose. E era fin dal principio presso Dio, ma non era Dio. Il Logos di San Giovanni era Dio. Quello di Platone non è e non è uguale al padre e non ha creato nello stesso senso, ha fabbricato, ha imposto la forma sulla materia di forma, ma non ha creato la materia. Comunque il primo mondo, uno dei due mondi originari nei quali il mondo greco scopre l'anima, e cioè la somiglianza con Dio, l'anima dell'uomo come rispecchiamento del divino, la matematica e poi attraverso di essa la concezione dell'intelletto come capacità di leggere dentro le cose, tanto che esiste un rapporto necessario fra il divino che scopre in me e il divino originario. Nella storia della filosofia questo si costruirà poi nella prova ontologica di Sant'Anselmo. Sant'Anselmo è intensamente platonico e quindi elabora sulla base di questo dato originario. Avrà una storia molto rigore. Io ho paura adesso di addentrarmi su questo terreno, perché il professor Tassellaniti, il professor Strumiere sanno molto di più di me su queste cose, avendo praticato questo tipo di studi più di me. Ma anche il più grande logico matematico del secolo XX, Gödel, ci dà una prova dell'esistenza di Dio, che in realtà, per come la capisco io, povero filosofo della politica che ogni tanto legge anche testi di filosofia della scienza, non è in realtà una prova dell'esistenza di Dio, è piuttosto una rigorosa dimostrazione del fatto che o esiste Dio, oppure
che li porta a percepire pur oscuramente una somiglianza con il divino è la ginnastica. Tutti voi sapete che a Maratona un esercito molto piccolo di greci ha sconfitto un esercito molto più grande di persiani. Perché? E questo nello spirito greco, questo rimane un termine di riferimento non solo politico, anche filosofico. Perché i greci battono i persiani? Vi siete mai posti la domanda? Guerriero greco, dovete immaginarlo con una specie di atleta moderno. E perché i greci sono più forti di questi anni? Perché hanno scoperto la ginnastica. I greci si allenano sistematicamente. Non so quanti di voi abbiano un'esperienza sportiva. I muscoli crescono, l'uomo diventa più forte, attraverso l'esercizio. Un esercizio che è portato al di là del limite di ciò che è piacevole, del limite del gioco. Se ti alleni davvero, i muscoli ti fanno male. E riesci a ottenere il risultato se tu resisti al male che ti fanno un pochino di più. Anche San Paolo ci dice qualcosa del genere. E nasce la domanda, ma se uno fa qualche cosa che non è piacevole, se io esercito il mio corpo, allora il mio rapporto con il corpo non è un rapporto semplice. Io sono il mio corpo, non c'è dubbio, ma anche io ho il mio corpo. Io sono in grado di oggettivare il mio corpo davanti a me e di usarlo come uno strumento per un fine che voglio raggiungere. Ma se io posso usare il corpo come uno strumento, io chi sono? Non sono soltanto il corpo. È la scoperta della volontà. Di nuovo, come la matematica non l'ha scoperta Platone, ma Platone ne ha scoperto il significato filosofico, allo stesso modo Platone non ha scoperto la ginnastica, però era un atleta. Platon, ci sono varie etimologie possibili di un nome Platon, ma la più probabile è largo di spalle, grosso, muscoloso. E pare che ragione fosse un atleta. Non ha scoperto lui la ginnastica, ma neanche ha capito il significato della cosa, però anche in qualche modo capovolto, passando dal tema della cura del corpo al tema della cura dell'anima. E allora voi vedete che l'anima a cui noi arriviamo attraverso la ginnastica e la matematica è segnata da due elementi, l'intelletto e la volontà. Scopriamo che abbiamo questa facoltà che si chiama volontà e non solo possiamo esercitare i muscoli anche quando magari il corpo preferirebbe non essere tanto esercitato, ma siamo in grado anche di prendere delle decisioni che sono contrarie a ciò che l'istinto del corpo ci indica. Il corpo ti chiede una cosa e tu decidi di farne un'altra. Sei il soggetto di quella facoltà che si chiama volontà. La somiglianza con Dio, così nel mondo greco, ha questi due pilastri, l'intelletto e la volontà. Homo, dirà poi Santo Paolo, sempre qualcuno che l'ha detto prima, homo est ex intelligens et libero, l'uomo deve essere intelligente e libero. Intelligenza e libertà sono i due elementi della somiglianza con Dio. Sant'Agostino riporterà tutto questo all'interno della teologia cristiana. E vedrà in questa intelligenza e volontà non solo un rispecchiamento del divino come in Platone,
Aspi che lui eredita dal mondo Grassi. Intelligenza e libertà sono i segni che Dio lascia. Questa visione si prolunga per tutta la storia della filosofia, fino a Cartesio. Con Cartesio questa visione viene confermata, ma anche subisce una svolta, messa in questione. La svolta vera arriverà dopo con Spinoza, ma Cartesio rende pensabile la svolta di Spinoza. In cosa consiste questa svolta? Pensate al cogito di Cartesio. Penso, dunque, sono. Il dunque è superfluo, ci induce in errore. Perché non posso dedurre, il Cartesio comincia a mettere in dubbio tutto, il dubbio universale. E come faccio io allora a far valere le leggi della logica prima che le leggi della logica siano state fondate? Il cogito non fonda le leggi della logica, questo verrà dopo con la teoria delle idee. In quel momento, nel momento in cui fonda il cogito, pensiamo adesso alla formulazione del discorso della metoda. In quel momento Cartesio ancora non ha fondato la legge della logica. Il cogito, più che un penso non un sono, è un penso sono. In un unico atto mi è data la mia esistenza e il fatto che io penso. Mi è data la mia esistenza come essere che pensa. L'essere e il pensiero sono dati in un unico atto di intuizione originaria che fonda tutto e non ha bisogno di essere fondato da niente, è il punto di partenza. Penso, sono, ma dubitavo. L'io che pensa ed è un io che dubitava. E se dubito, io penso, ma io non sono, io sono, io penso, ma non sono l'essere e il pensiero assoluto. E allora il cogito è strettamente legato con la prova ontologica dell'esistenza di Dio. Siamo totalmente all'interno dell'orizzonte classico. Non tonista, ma affermiamoci. Perché San Tommaso ha avuto una sua sviluppo dipendente da Aristotele, che cosa succede però in questa formulazione? Qual è il problema? Dove nasce il problema? Io penso, io sono un essere contingente. Per pensare me stesso come essere contingente, devo pensare in Dio come essere assoluto. Questo Dio che io penso come essere assoluto, però, lo penso io. Io che sono capace di pensare a Dio, in qualche modo sono più grande di Dio, che è contenuto del mio pensiero. Nasce qui, questa non è l'unica lettura possibile di Cartesio, il mio maestro questo del Noce ne ha sviluppate quattro in linee diverse. Io ne ho poi parlato in linea della possibile delle interpretazioni di Cartesio. Però è l'interpretazione che è stata più comune, diciamo così. E allora cosa avviene? Avviene che scompare l'idea di Dio? No, nasce l'immanentismo. L'uomo è sempre immagine di Dio, questa immagine non è più l'immagine di un Dio trascendente, l'immagine di un Dio che sta dentro l'uomo. E questo è uno sviluppo unilaterale di un aspetto dell'agostinianismo, perché Agostino è il primo che ci ha detto in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas,
ma è stata popolarizzata da Ludovico Feuerbach, che ci dice: io sono un ateo, e che non avrebbe detto questo, io sono un ateo, ma non sono un ateo volgare, uno che dice che Dio non esiste, quindi non esiste il vero, non esiste il bene, non esiste il bello, cioè non esistono gli attributi di Dio, le intuizioni pure che noi abbiamo nella realtà, del vero, del bello, del bene. Ci sarebbe anche uno, ma lo lasciamo fare. No, il vero, il vero, il bene esistono, ma non come attributi di Dio, bensì come attributi dell'uomo. E quindi è l'uomo che ha in sé queste cose, ma sentendosi troppo debole per portare il peso di questi attributi, li proietta in un essere fuori di sé, inesistente, e poi si fa dettare da questo essere fuori di sé quello che lui deve essere. Quindi l'immagine di Dio viene sostanzializzata fuori dall'uomo, e diciamo che l'uomo è immagine di Dio. La realtà è che Dio è l'immagine dell'uomo. Fin qui, fuori. Nella storia della filosofia questo sviluppo viene messo in crisi, o meglio diciamo, la critica migliore di questo, posizione ci è offerta da Karl Marx in due libri, uno L'ideologia tedesca e l'altro La Sacra Famiglia. Cosa dice Marx? Questo uomo chi è? Questo uomo che è soggetto adeguato per portare gli attributi di Dio, chi è? Sono io? Non è pensabile. L'individuo isolato non è possibile portatore degli attributi di Dio, non è immagine di Dio. Tutta la società, che era un po' la soluzione adombrata della spesa hegeliana, è una società piena di ingiustizie. Tanta gente muore di fame, l'immagine di Dio è tradita ad ogni passo. L'unica possibilità di pensare, l'uomo Dio di Feuerbach non regge, a meno che non si scommetta, questo tema della scommessa del marxismo, che ha spiegato bene uno studioso rumeno, parigino, Lucien Goldman. C'è una scommessa, la scommessa che la storia del suo movimento tenda a un punto d'arrivo, e che questo punto d'arrivo possa poi realizzare la verità di questo uomo Dio. E quindi la verità dell'indipendentismo dipende dal successo della rivoluzione comunista. Il primo che lo forma è Lucien Goldman, però Goldman non è tanto noto. Uno che invece era Ernst Bloch, il principio speranza. Bloch ha ripreso, poi Goldman era conciso, e qualche volta è un po' difficile da capire. Bloch ci scriveva migliaia di pagine ed era più facile da capire, e allora è passato Goldman, il nome di Ernst Bloch, il principio speranza. Certo, poi questo però, mentre risolve il problema di Feuerbach, contiene un limite drammatico. E se il comunismo fallisce? La filosofia diventa politica. Marx, undicesima tesi su Feuerbach: finora i filosofi hanno interpretato il mondo, il problema è di cambiare. La filosofia diventa politica. Ma se la politica della filosofia fallisce, è morta la filosofia.
Il vero tema, quello che dobbiamo affrontare, è la morte dell'uomo. Perché se l'uomo si costituisce come uomo sulla base dell'immagine di un Dio che non c'è, però l'immagine regolativa dell'esserci dell'uomo, nel momento in cui l'immagine di Dio scompare, la ipotesi, scompare come ipotesi necessaria, in quel momento muore l'uomo. Non c'è più l'uomo. O l'uomo può rinascere. Übermensch, il superuomo, è un uomo che rinasce, ma come? In realtà lo stesso Nietzsche non sa come. C'è più di una ipotesi di come potrebbe rinascere l'uomo, una perfino cristiana. Se si volesse tentare una lettura cristiana, Nietzsche non sarebbe più possibile, a patto di sapere che con la caduta dell'immagine di Dio cade anche l'immagine di un universo dotato di senso. E quindi nasce anche l'immagine di un universo in cui diversi sensi alternativi sono possibili e ognuno può portare provvisoriamente uno qualunque di questi sensi. Potrei fare un esempio politico, però vi farò uno letterario. Avete presente D'Annunzio della letteratura italiana? Un giorno è San Francesco, un altro giorno è Don Giovanni, il terzo giorno è Alessandro Magno, il quarto giorno è un'altra cosa ancora, l'uomo perde la sua unità. Perché cosa unifica l'uomo? La idea di un bene che chiama, cioè Dio. L'ha detto bene Michel Foucault, altro autore con cui non vado d'accordo, invece questo l'ha detto molto bene in un suo libretto, Réponse à John Lewis. Dice, l'uomo in realtà è costituito nel momento in cui Dio lo chiama. Abramo, Abramo, Signore, eccomi. È la responsabilità, la necessità di rispondere alla chiamata che ti obbliga a vivere non nella dispersione, ma a concentrarti in te stesso, ad essere uno. Il bambino vive nella dispersione, diventa uno, necessità di rispondere alla chiamata della madre e del padre, più tardi del padre, più della madre, più tardi del padre. E allora nasce l'idea del postmoderno. Il postmoderno è il postimmanente, un uomo che non è più immagine di Dio, o semmai è sì immagine, ma di diversi dei politeismi.
Cesura su Miwash ha scritto un libro che si intitola La mente prigioniera. Cioè, quando tutto finisce, finisce l'uomo, immaginario, finisce l'uomo. E anche le catastrofi delle due guerre mondiali possono essere lette all'interno di questo processo per il quale l'uomo si estranea dall'immagine di Dio. Una volta ho invitato Alexander Solzhenitsyn, spero che siano tutti, e gli ho dato la honoris causa dell'Internazionale Academia di Filosofia, ho fatto un discorso bellissimo in cui il leitmotiv, il tema fondamentale, erano le guerre, e tutto questo ci è accaduto perché ci siamo dimenticati di Dio. Le guerre, il totalitarismo, come il modo di imporre all'uomo una unità violenta, dopo che è mancata, dopo che si è spenta la radice che genera un'unità naturale, e gli altri motivi, tutto questo c'è accaduto perché ci siamo dimenticati di Dio, fino alla società comunista occidentale compresa. Cesare Miwash ci dice, ma bisogna ricominciare. Ogni volta che un uomo incontra un uomo, nel rapporto tra l'uomo e l'uomo, c'è la possibilità di un nuovo inizio. Bisogna ripartire in qualche modo dalla matematica e dalla ginnastica, ma forse non solo. Un altro filosofo polacco, Karol Wojtyła, ha introdotto una nuova dimensione, la fenomenologia. Ripartiamo dalla fenomenologia, cioè dalla capacità di lasciare che la realtà ci parli. Ma il primo Platone, un Platone fenomenologo, non è ancora una metafisica, però ha un metodo di interrogare la realtà. Pensate a ciò. Metti fra parentesi tutto quello che pensi di sapere. Perché Socrate è il più saggio dei greci? Perché sa di non sapere, cioè ha messo fra parentesi tutto quello che pensava di sapere, per lasciare che la realtà ti parli direttamente. Cosa so io veramente? Quali sono le esperienze originarie? Nell'esperienza originaria lo scopo delle evidenze e delle esigenze costruttive della mia persona. Questo è in fondo il grande ritratto di Socrate, che ti permette, che è l'inizio della filosofia, la metafisica vera dopo, su questa base. Ora mi viene in mente che uno dei miei maestri, Luigi Giussani, diceva esattamente, ci faceva cominciare esattamente con questo punto. Impara a pensare le esigenze e le esperienze originarie, costitutive del Dio. Un'esperienza fondamentale, in un certo senso la esperienza fondamentale, qui però conosciamo un poco, stiamo nella tradizione agostiniana ottimista, però anche un po' fuori, un'esperienza fondamentale è l'esperienza dell'incontro.
anche il simposio. Platone ci parla dell'attrazione tra dei sessi, dell'innamoramento, e ci dice che è una divina follia. Perché una divina follia? Perché l'esperienza dell'innamoramento è un'esperienza nella quale io esco da me stesso. Il mio centro affettivo non è più dentro di me, è nella persona nata, forse per esattamente in un qualche punto tra me e la persona nata. Perché prima si sposta dalla persona nata, ma poi trova un punto medio tra me e la persona nata. E io non so più cosa voglio. Ricordate l'esperienza della volontà. Non so più cosa voglio. Immaginate che il professor Stumia, disgraziato, una volta che viene a Roma si ricordasse di telefonarmi e mi dicesse: andiamo fuori assieme a cena. Quale sarebbe la mia risposta? La mia risposta, come quella di ogni uomo sposato qui dentro, sarebbe: ah, che bella idea, lasciami pensare, ti richiamo e te lo dico. Perché? Perché io non so se voglio andare a cena con lui finché non ho sentito mia moglie. Non perché io faccia sempre quello che vuole mia moglie, ma perché non so quello che voglio finché non ho parlato con mia moglie. L'uomo è un individuo, ma è fatto per una comunità. È individuo ed è comunità. Più la sua vita è ricca di legami comunitari, più tu sei nuovo come uomo. E allora, io per sapere quello che voglio, devo confrontarmi con le persone che amo, con la mia comunità. Una parentesi teologica. Una grande questione era ed è quella del rapporto fra la libertà della ricerca teologica ed il magistero. Ma può un teologo cattolico sapere quello che pensa fuori del dialogo con il suo vescovo? Non può. Come non può sapere quello che pensa fuori del dialogo con mia moglie, così lui non può sapere quello che pensa fuori del dialogo con il suo vescovo. Voglio anche per il laico parlo del tema del dialogo con il vescovo, ma la moglie forse è il figlio più importante del vescovo, quella. Allora capite cos'è questo? È la scoperta che è un altro che mi dice quello che sono io. E Dio, il richiamo di Dio, per certi aspetti mi raggiunge direttamente attraverso il semplice fatto che ho la volontà e ho l'intelligenza. Ma c'è un modo molto più concreto che mi raggiunge, che è attraverso le persone, rispondendo a quelle persone. Tra l'altro nella Chiesa questo poi diventa il tema della comunione dei santi. Chi di noi è credente, raramente perché arriva dalla somma di Sant'Ombrano, la storia della fede prima di mettersi a leggere tutta la somma di Sant'Ombrano, se no uno dopo si annoia terribilmente. Uno è credente perché ha incontrato persone per una genealogia spirituale che sono stati testimoni credibili. Noi siamo nella relazione con l'altro. L'uomo è un essere che è un individuo, persona est sui iuris ed altro incomunicabilis. La persona appartiene soltanto a se stessa e nessuno ci può mettere le mani sopra, nemmeno lei si può vendere. Se ci potessimo vendere, già ci saremmo venuti e non saremmo più qui. Persona est sui iuris ed altro incomunicabilis. Però quello che non possiamo vendere, lo possiamo donare. La persona è un essere che realizza completamente se stessa solo attraverso un libero dono di sé, creando una comunità. L'esperienza dell'innamoramento è come una lente di ingrandimento che ti fa vedere una cosa che è vera,
di sé un altro essere. Io oggi vi parlo, ma il poco di buono che c'è nelle mie parole è il risultato di Augusto del Noce, Don Francesco Ricci, Don Giussani, Carlo Giulio, presenti dentro di me. Ognuno di noi si porta dentro le persone che ha amato o da cui è stato amato. C'è un altro autore che è ingegno, lo stupido, che sapete, Dio a volte folgora uno stupido di fare una cosa per Dio. Questo autore è George Bernard Shaw. In una commedia Candida, a un certo punto un personaggio dice: io sono la somma dell'amore che mi è stato donato. È meraviglioso, è esattamente quello che ho cercato di dirvi fino ad ora. Il padre vive nel figlio, il figlio vive nel padre. Certo, il mio rapporto con i miei maestri non è così intenso come quello del padre con il figlio e con lo Spirito Santo, quindi siamo persone, noi uomini, persone della Trinità, ma in modo diverso. E tuttavia siamo realmente persone. E allora nasce qualcosa di nuovo, anche per la teologia trinitaria, non c'era prima. Questa idea che per capire Dio, per capire Dio cristiano, Dio Trinità, non bisogna fare riferimento prima di tutto al rapporto fra di loro delle facoltà immanenti al soggetto umano, ma al fatto che due possono diventare uno. Questo possono diventare uno, due, possono diventare uno di tre. L'amore umano vede due che diventano uno e nasce un terzo. E allora sono uno insieme col terzo, magari anche col quarto, col quinto, col sesto, a seconda come si sviluppa la vita matrimoniale. Questa idea entra in realtà con Wojtyła. Poi è stata sviluppata con Wojtyła, con Rasic, cioè con San Giovanni Paolo II, poi con Benedetto XVI e con Papa Francesco. Adesso sì, ricordando sempre, ogni geniale intuizione ha sempre qualcuno che la precorre. È difficile nella storia della teologia trovare a degli animati che sono tornati, il fratello Spino, anche in altri, però non è mai stata detta così con tanta chiarezza e forza come da San Giovanni Paolo II. Allora l'immagine di Dio nell'uomo è contenuta con una forza straordinaria nel tema della comunità, dell'amicizia. E in modo particolare quella particolare amicizia e comunità che è il matrimonio e la famiglia. Sempre a proposito del fatto che ogni idea giusta, è difficile pensare una cosa che sia giusta e originale, in genere se è giusta qualcuno l'ha pensata prima di te. Anche in questo caso, prima di Wojtyła, il Concilio Ecumenico Vaticano II ci dà delle pagine bellissime sulla famiglia come una piccola chiesa. Il mistero della unità, della comunione, vive realmente nella famiglia. Non a caso il cristianesimo, il cattolicesimo, considera il matrimonio come un sacramento, cioè come un modo attraverso il quale noi entriamo nella vita stessa di Dio. La comunione all'interno della famiglia è un modo per entrare nella comunione di Dio. La immagine di Dio nell'uomo e allora legata all'esperienza dell'amore. Dio è amore e l'amore è esattamente questo decentramento, cuore del centro affettivo fuori di sé, e quindi questo interesse appassionato per la vita dell'altro e questa capacità di rendere dipendente dall'altro e di essere più libero per il fatto che sono dipendente dall'altro. La libertà è data per essere donata. Adamo, all'inizio, è libero, ma non è libero. Va in giro esaminando tutti gli animali, cercando un aiuto simile a lui, e non lo trova. E finché non trova un aiuto simile a lui, quello in cui rispecchiarsi, che mi dica chi sono, che mi faccia capire chi sono, che
che mi chiami finché non lo trova lui. Non è veramente libero. A che serve essere liberi? Sì, sì, solo la libertà scopre il proprio valore quando scopre l'oggetto che mi ha adeguato. Se non per essere donata. È vero. A che serve essere libero se non è vero che sono libero? Essere liberi è avere la possibilità di conseguire il bene che si ama. Se non hai niente, non puoi essere libero. Se voi prendete Jean-Paul Sartre e voi avete il trauma che non riesce a fissarsi in un amore. E allora l'inferno sono gli altri, l'altro, perché l'altro limita la mia libertà. Qui Sartre, nelle opere letterarie, se volete una spiegazione teoretica dovete andare piuttosto alla critica della raison dialectique. C'è una pagina bellissima in cui Sartre spiega l'incontro del mondo con l'uomo. Io sono io e sono un soggetto. Il mondo è fatto di oggetti. Io mi guardo attorno e considero l'oggetto. L'oggetto è per definizione ciò che io uso per ottenere quello che voglio. Ciò che qualifica l'oggetto è la mia possibilità di padronirmi. E mi rendo conto che un altro, uno di questi oggetti, rivolge verso di me lo stesso sguardo carico di dominio che io rivolgo su di lui, è un altro uomo. Come si risolve la presenza di due volontà, ognuna delle quali si pone come assoluta? Prima di Sartre, l'aveva detto Hegel, nel capitolo della fenomenologia sullo schiavo del padrone, che lo scontro, di Dio voi. È una modalità dell'incontro dell'uomo con l'uomo, una modalità che nasce l'uomo solo. Uno solo può essere libero, due no. Hegel va oltre questo passo a questo punto, ma sa semplicemente. È un po' come, non so quanti di voi hanno un cane, se avete un cane grosso lo portate al giardino dove i cani giocano fra di loro, fanno branchetti, dovete stare attenti perché due maschi grossi si ascoltano per lo stesso, perché hanno esattamente la stessa dinamica che è spiegata da Sartre nella critica della ragione dialettica. Gaston Fessard, un gesuita, ha invece spiegato che ci sono anche altri tipi di dialettica. Questa dialettica è reale, è vero che è così, ma non è tutta la verità. Gaston Fessard, che in questo anche lo anticipa, ha parlato della dialettica del padrone dello schiavo, ma anche della dialettica dell'uomo e della donna. Parlato anche della dialettica del giudeo e del greco, ma non abbiamo tempo di parlare di questo, qui chiuderemo sulla dialettica dell'uomo e della donna. Se andate, funziona questo tipo di rapporto immediatamente fra l'uomo e la donna? No. Perché? Perché torniamo all'esperienza dell'innamoramento come esperienza della enigmatica. Tu non vuoi impadronirti di lei. Impadronirti di una donna non è amare una donna. Può essere violentarla, ma violentare non è amare, è una cosa diversa. Tu vuoi che lei ti
e quindi non puoi affermare la tua libertà se non attraverso la sua libertà. Se lei non è libera, non sei libero neanche tu. E questo ti pone in una situazione drammatica, perché tutto quello che tu desideri dipende dalla libertà di un altro. È l'esperienza fondamentale e drammatica della dipendenza. Di nuovo, forse non è un caso, parliamo sempre delle immagini di Dio nel mondo, non è un caso che il Cantico dei Cantici, nell'interpretazione di Sant'Agostino, ma anche dei padri della Chiesa, tutti, ti dica che questa è la condizione di Dio davanti al mondo. Dio non vuole imporre al mondo la sua volontà, vuole che l'uomo lo ami, perché l'uomo lo ami si spoglia del suo potere, rinuncia al potere della forza affermando il potere dell'amore. E la kenosis, lo svuotamento, che arriva fino alla morte in croce. Ed è un altro modello di umanità. L'immagine di Dio nell'uomo cambia in relazione all'immagine che l'uomo ha di Dio. Vorrei chiudere con una poesia che sta agli inizi della lirica tedesca. Pensate, era attribuita a Walter von der Vogelweide, ma pare che sia più antica di Walter von der Vogelweide, perché è del secolo XII, mentre Walter è del secolo XIII. E dice: Ich bin dein, du bist mein. Io sono tuo, tu sei mio. Dessen sollst du gewiss sein. Di questo